Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la grande chiesa di San Pio, i mosaici di Padre Marco Ivan Rupnik, che raccontano da questo lato la storia di Padre Pio e dal lato opposto la storia di Francesco d'Assisi. Non tutta la storia ovviamente, né di San Francesco né di San Pio, ma in modo particolare dei momenti significativi della loro vita. Ad esempio, qui ci troviamo dinanzi a delle nicchie particolari, dalla battaglia contro il demonio e Gesù che lo assiste, quindi alla protezione di San Michele, all'incontro con il crocifisso, alla preghiera col crocifisso, altri momenti come quello della segregazione di Padre Pio. Padre Pio segregato dal 1931 al 1933. Oggi qui per raccontarvi quello che accadeva a Padre Pio nel 1913. Padre Pio nel 1913 era a Pietrelcina. Una strana malattia lo costringeva a stare a casa. Non stava bene in convento, ma i superiori glielo permettevano. E appunto Padre Pio raccontava quello che gli accadeva. Scrive a Padre Agostino. Dopo averlo salutato, Babbo carissimo, lo chiamava così Padre Agostino, a Padre Agostino, Padre Pio, nostro Signore, per dimostrarci quanto la vanagloria sia contraria alla perfezione, ce lo dimostra con quella riprensione che fece agli apostoli, quando li vide pieni di compiacenza e di vanagloria, allorché i demoni si mostravano obbedienti ad ogni loro comando. E per ben radicare i tristi effetti di questo maledetto vizio nelle loro menti, allorché riesce ad insinuarsi nei cuori, li atterrisce, ponendo sotto gli occhi l'esempio di Lucifero, precipitato da tanta altezza per la vana compiacenza che si prese delle doti a cui Dio lo aveva innalzato. Questo vizio, quello della vanagloria, intanto più è da temersi, scrive Padre Pio, in quanto non ha virtù contraria per combatterlo. Infatti ogni vizio ha il suo rimedio e la virtù contraria. L'ira si atterra con la mansuetudine, l'invidia con la carità, la superbia con l'umiltà e via via dicendo. La sola vanagloria, scrive Padre Pio, invece non ha virtù contraria per essere combattuta. Essa si insinua negli atti più santi e persino nella stessa umiltà, se non si è accorti, innalza superba la sua tenda. Il demonio, scrive Padre Pio, caro padre Agostino, sa molto bene che un lascivo, un rapace, un avaro, un peccatore ha più da confondersi e da arrossire che da gloriarsi, e perciò se ne guarda bene di tentarli per questo lato. Ma se risparmia costoro da questa battaglia, non risparmia intanto i buoni, massime chi si sforza di tendere alla perfezione. Tutti gli altri vizi predominano, solo quelli che si lasciano vincere e dominare da essi, ma la vanagloria innalza la testa contro quelle stesse persone che la combattono e la vincono. Essa prende animo di asserire gli stessi suoi espugnatori delle stesse vittorie che hanno portato contro di lei. È un nemico che non si fiacca mai, è un nemico che entra a guerreggiarci in tutte le nostre operazioni e se non si è accorti se ne rimane vittima.